Ed è con grande piacere che questa settimana incontriamo Ron, un grande musicista, cantautore, che ha fatto la storia, che continua a fare la storia della musica italiana. Grazie e benvenuto. Grazie, grazie a te, grazie a voi tutti. Ciao, ciao, ciao. Oggi vogliamo parlare del tuo nuovo progetto, Abitante di un corpo celeste, che in qualche modo anticipa quello che poi sarà l'album di inediti che è previsto a fine di questo anno. Un brano che in qualche modo, come racconti tu stesso, è un monologo di un essere umano che dalla terra parla all'universo. Parlo un po' all'universo, oltre che a noi stessi, voglio dire, oltre a quelli della Terra, è rivolto a tutti, insomma, anche ai pianeti più sconosciuti. Ma questo dialogo tra l'uomo e la terra, secondo te, come può avvenire? Ecco, in questo brano tu come lo riesci a sviscerare? Ma in effetti no, io sto solamente elencando chi siamo, no? Siamo persone con i nostri pregi, i nostri difetti, eccetera. E poi alla fine questa persona in effetti dice sì, giriamo sempre intorno a noi, no? E che è una cosa utile, doverosa, però a volte ecco, bisogna anche girare intorno agli altri che sono con noi, ma anche intorno a un elemento che è così pieno di energia e di forza che personalmente me la dà, insomma, che è il sole. Questo brano, sì, è la speranza, soprattutto poi dico in questo momento storico particolare che stiamo vivendo già dallo scorso anno, forse la speranza è uno di quei sentimenti che tutti abbiamo bisogno di Vogliono ritrovare, che sono sì. necessari. Ma tu come hai vissuto, mi collego a quello che abbiamo appena detto, questo periodo pandemico? Ma guarda, è cominciato malissimo per me, nel senso che immediatamente sono caduto in una cosa che non capivo, insomma, c'erano notizie da tutte le parti, eccetera, per cui mi sono anche impaurito, stavo in casa, non mettevo la mascherina quando ero da solo, chiaramente, perché era stupido, però in effetti, ecco, non riuscivo proprio a scrivere, ci provavo ad avvicinarmi al pianoforte, alla chitarra, ma non veniva fuori nulla, per cui, insomma, è stato difficile. Però nel frattempo ho contattato e sono arrivate anche da parte di cantautori e da scrittori, anche molto giovani e sconosciuti, delle cose molto interessanti, per cui le ho in qualche modo messe dentro di me e saranno parte di questo album che uscirà poi per la fine dell'anno, insomma. Un album artistico che racconta un po' 50 anni di carriera, se vogliamo, ma ci puoi anticipare qualcosa? Ecco, possiamo spoilerare qualche particolare? E guarda, devo dirti la verità, è un album questo scritto pensato in pandemia, come ti ho detto, però ecco, non contiene brani tristi e malinconici, perché in fondo stavo capendo che questa pandemia che ha portato morte, ha portato disastri umani veramente in tutto il mondo. Io credo che anche come succede per le guerre, no? È stata una guerra, questa è ancora, non è proprio finita, nel senso che dobbiamo essere attenti, adesso c'è un'apertura molto, molto decisiva e ci fa tutti contenti. Però ecco, credo che quando arrivano queste cose dolorose, l'uomo ha il dovere non di chiudersi, ma di aprirsi totalmente, perché è il momento questo per cominciare qualcosa per noi e per gli altri. Per cui questo disco l'ho fatto all'insegna veramente della speranza e della forza che ho trovato dentro, nonostante tutto. E, ecco, io ho questa teoria, insomma, che è una teoria per tutti, chiaramente, per qualsiasi uomo della terra, con qualsiasi lavoro diverso, anche se per molti è stato un disastro a livello lavorativo, per cui è difficile riprendere, però ecco, sicuramente non buttarsi a terra e cercare comunque anche di cominciare qualcosa di nuovo. Non è difficile, però sì, ci dobbiamo credere che le cose possono migliorare. Ci stiamo Assolutamente. avviando, spero, verso una strada giusta con anche una campagna di vaccinazione sempre molto più Assolutamente forte. sì.
E ci sono già in programma dei tour anche dalle nostre parti in Sicilia. Sì. Devo dire, sono quasi pronto, stiamo già facendo le prove con un gruppo di musicisti straordinari che hanno suonato anche nel disco. E niente, per cui partiremo credo da metà luglio, 20 luglio, eccetera, e saremo in giro per l'Italia. Speriamo di farne il più possibile, ma insomma dipende molto anche da chi organizzerà i concerti, perché saremo Certo. in tanti a fare concerti, giustamente, poi saranno tanti i miei colleghi. Però ecco, l'importante è uscire e cominciare a cantare dal vivo con gli occhi della gente che ci guarda. Noi chiaramente ti aspettiamo assolutamente in Sicilia quanto prima, ma il tuo legame con questa terra è un legame forte, perché comunque ci sei stato tantissime volte, per tanti Tantissime volte motivi. l'amo tantissimo, amo i colori della Sicilia e amo la gente che somiglia ai colori della propria terra. Credo che sia una terra che abbia un'attitudine agli altri molto molto forte. Questo è bellissimo. Una carriera costellata da tantissimi successi, la tua, tanti riconoscimenti importanti. Ricordiamo, giusto perché ci rappresenta il Festival di Sanremo, che è il Festival della canzone italiana che ti ha visto trionfare, ma i tuoi brani, li cantano tutte le generazioni, perché in realtà sono dei brani che non hanno un'età specifica, piacciono veramente a tutti per la melodia, per i testi, per il loro significato. Ma sei Fortunatamente sì, sono soddisfatto? contento di questo, molto. Ma sei soddisfatto della tua carriera, di quello che hai fatto fino ad oggi, o c'è qualcosa che magari dici no, forse avrei dovuto fare diversamente? Sempre c'è qualcosa che avresti voluto fare diversamente, però credo che anche gli errori, perché poi, sai, in una carriera di 50 anni, voglio dire, ti capita anche di sbagliare, e io ho sbagliato tante volte, ho passato momenti bui, però ecco, non mi sono mai accasciato a terra, no, 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 no. Ho continuato ad ascoltare musica che è il motore più forte che mi dà forza, insomma. Ma c'è stato un momento che ricordi con il sorriso, magari al quale sei più affezionato? Ma guarda, devo dirti la verità. Io ero molto giovane quando ho cominciato, avevo 16 anni. L'anno dopo ho conosciuto Dalla, Lucio, il cantante. Ho conosciuto Lucio e abbiamo cominciato a scrivere insieme qualcosa. Però c'è un momento magico che è successo nel 72, appunto, quando ci trovammo su una nave che portava Lucio, i suoi musicisti, i miei e me, chiaramente, per fare dei concerti in Sicilia. E lì si addormentarono tutti. Era una nave bellissima, partimmo da Napoli, mi ricordo, grande atmosfera, eccetera, il mare calmo, io giovane, eccetera, e ho preso la chitarra in mano. E così, strimpellando, sono venute fuori le prime note. Era la prima musica che scrivevo, non avevo mai scritto prima musiche. E Lucio si svegliò e mi dice: "Bella questa cosa che hai fatto, com'è che hai fatto?" Allora gliel'ho fatta sentire ancora, no? Con la chitarra, eccetera, con la mia voce. E lui dice: "Bella, mi piace, senti, prova a fare anche ta-ti-ta-ta-ta-ta." Mi ha suggerito alcune note sue. Insomma, le abbiamo messe insieme e credimi, dopo 20 minuti, 20 minuti è nata la musica di Piazza Grande. E questo fu una magia meravigliosa, era la prima cosa che facevo in vita mia, senza pensare che poi avrebbe fatto il giro del mondo dopo un po' di anni. Cosa ne pensi della musica dei giovani di oggi? Un genere che ha subito, insomma, negli anni, un po' ci sono dei cambiamenti, ora si parla del trap, insomma, questi generi. Cosa ne Ma pensi? io trovo del buono in tutto quello che c'è, nei trapper, nei rapper, e per cui ci sono cose che mi piacciono molto. Mi piace molto San Giovanni, per esempio, che è uscito adesso da Amici, che è una persona molto, molto particolare, c'è cioè una grande personalità, ma è meno enfatico, ecco, se si può dire, quando scrive e quando canta. E mi piace per quello, perché ci mette anche la musica, ci mette il canto, che è importante. E poi a me piacciono i Maneskin, per esempio, perché i Maneskin secondo me hanno un talento incredibile, insomma, hanno scelto il rock come mondo, come linguaggio, e lo fanno molto bene.
ma soprattutto hanno dentro un talento grande che li contraddistingue. Infatti stanno avendo successo in tutto il mondo, sono in classifica in America, in Inghilterra, e questo per noi deve essere un vanto, insomma siamo veramente felici. Prima di salutarti, vuoi regalare un tuo messaggio chiaramente a tutto il pubblico di Radio Impara, al pubblico che ci sta seguendo e che aspetta di rivederti presto in concerto e in un tuo live? Allora, un grande saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Empire e spero di rivedervi presto dal vivo anche, in Sicilia ci sarò adesso fra un po', fra un ventina di giorni, e spero presto davvero. Un bacio, un abbraccio. Ciao. Grazie Ron per essere stato con noi, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, grazie, arrivederci.